Scelte da Mangia e Giovanni Lopez. Iniziamo la squadra di casa, iniziamo dal Vicenza. Il modulo è confermato, è 3-5-2 per la squadra di casa, con Bremez in porta, difesa 3 con Gentili, Camisa e Paul Garcia, Laverone e Sampirisi sulle corsie con Cinelli, Di Gennaro e Sciacca in mezzo. Accanto a Ragusa c'è Giacomelli, vista l'indisponibilità di Maritato, per lui problema fisico. Va in panchina a Cocco, invece non c'è nemmeno in panchina Sbrissa, per lui continuano i problemi fisici, e allora Lopez che deve rinunciare a uno dei suoi gioiellini. Andiamo a vedere anche le scelte di Davis Mangia, che conferma per 9 undicesimi la squadra che ha battuto il Livorno. Un cambio in attacco perché rientra dopo la squalifica Caputo, che farà tridente con Galano e Stojan. Altra novità al posto di Stevanovic, poi tutto confermato. Donnarumma in porta, Sabelli e Calderoni sulle corse in difesa, Camporese e Ligi in mezzo, e poi il centrocampo con tantissima qualità, Sciaudone, Donati e Marino difendi. Quindi ancora panchina per Romizzi, non è nemmeno in panchina invece De Luca, per lui qualche linea di febbre accusata sino alla giornata di martedì, insomma non al meglio. Gli impegni ravvicinati hanno consigliato a Davis Mangia un turno di riposa, giocatore che è con la squadra ma seguirà il match dalla tribuna. Foto diritto per il Vicenza, telecamere per Maresca, e lui l'arbitro del match dalla sezione di Napoli. I due assistenti sono Di Francesco di Teramo, Carbone di Napoli, il quarto uomo è Luigi Rossi di Rovigo. In panchina per Giovanni Lopez, oltre al secondo portiere Vigorito, ci sono Moretti, Alassan, Spiridonovic, Gerbaudo, Cocco, Urso, Lores Varele, figlio Meni. Per quanto riguarda il Bari, invece, insieme al secondo portiere Guarna, Romizzi, Rossini, Stevanovic, Contini, Partipilo, Volski, Gomelt e Rozzi. In tribuna c'è anche il presidente del Bari, Paparesta, che in questo stadio ha dolcissimi ricordi, perché nel 78 venne in tribuna a vedere il papà esordire in Serie A, e nel 99 il destino lo ha fatto esordire in Serie A proprio in questo stadio. Era un Vicenza Udinese, esordio chiaramente in Serie A, Vicenza Udinese che finì per 1-3. L'Udinese segnò una volta Moroso e due Birov per la squadra di casa, il gol di Dicara. Questa è tutta un'altra storia. Adesso Paparesta fa il presidente di una squadra che è stata costruita con l'obiettivo stradichiarato di tornare in Serie A. Il lancio di Donnarumma, va a prendere palla Moretti, che conosce molto bene Mangia, hanno lavorato insieme allo Spezia. Il lancio per Galano, attacca il Bari sulla corsia di destra, Galano può puntare, raddoppiato, cerca lo scarico per Sciaudone, molto pericoloso negli inserimenti, in gol contro il Livorno, ma su azione di calcio d'angolo nel cross di Sciaudone, fermato in fallo laterale. Inizia subito forte la squadra di Mangia, le camere qui per Giovanni Lopez. Con le mani Sabelli, pallone buttato in mezzo, sfiorato da Caputo, arriva sul pallone Bremez, mette subito il movimento sulla destra al Verone. La chiusura di Marino Defendi, il colpo di tacco addirittura per servire Stojan. Defendi in mezzo, la palla deviata, occhio perché può ripartire il Vicenza. Centralmente lo scarico, il pallone subito per Giacomelli. Ottima azione del Bari, davvero splendido il tocco di Giacomelli per Ragusa. Gran bella palla del numero 10, non ci è arrivato per un attimo. Pallone che rimane vivo, Caputo, il tocco dentro è molto intelligente per Calderoni, riesce il cross, la palla non era uscita, allora difendi con il destro, pallone deviato, calcio d'angolo, primo calcio d'angolo del match, lo batte il Bari. Eccolo qua il tiro di Defendi e la chiara deviazione in corner. Occhi ai saltatori,
vanno in 6 ad occupare l'area di Bremez. Il cross invece a uscire ancora per Defendi, anticipato però, e occhio al contropiede ed è Vicenza con Moretti, e 2 contro 1, Moretti velocissimo, il tocco leggermente arretrato per Ragusa, contropiede abortito, ma ancora Vicenza in possesso, pallone dentro, la chiusura di Ligi in fallo laterale. Ancora il Vicenza, tentativo sulla sinistra, cross che va direttamente sul fondo. Il match è iniziato a ritmi molto alti. Adesso Donnarumma costretto ad andare al lancio corto, arriva sul pallone Stojan. Non controlla, arriva però Defendi, cerca lo scarico, Caputo per Stojan, fermato il rumeno, ripartenza del Vicenza. Prova ad arrivare sul pallone Ragusa, cerca spazio, vuole il cross, aveva visto Giacomelli dall'altra parte, trova la deviazione, trova anche il primo calcio d'angolo. 1-1 nel conto dei corner. Con tutta calma va battere Di Gennaro. Occhi ai saltatori. Sono 6 i giocatori delle Vicenza in area Bari. È uno schema, Giacomelli dietro, pallone intercettato, e può ripartire il Bari. Caputo per Sciaudone. Brutto controllo qui di Sciaudone, l'arbitro lascia per la regola del vantaggio. Adesso con calma Di Gennaro, cerca il lancio per Giacomelli, la chiusura di Camporese. Sabelli, morbido il tocco verso Marino Defendi. Donati, Calderoni, ancora Donati. Finta il lancio, poi torna indietro. Ligi, Defendi, Sabelli. Sulla corsia c'è Bassagalano. Il tocco di prima di Donati per Sabelli. Il lancio morbido per l'inserimento di Sciaudone. 1 contro 2. Sciaudone vuole spazio per un cross, lo trova. Pallone che viene fermato. E può ripartire il Vicenza. Il lancio di Moretti, lascia passare la Verone, poi la butta in avanti sperando nello scatto di Ragusa. Ligi non si lascia ipnotizzare, ma va a recuperare il pallone Giacomelli. Accelera Giacomelli, si autolancia. Calderoni non si lascia sorpassare. Donati vuole il filtrante, è stata una deviazione. Stojan si accontenta della rimessa con le mani proprio davanti alla panchina occupata dall'ex allenatore dello Spezia e dell'Under 21. Sabelli, Camporese, Ligi, il tocco dell'ex Crotone per Calderoni. Donati sbaglia il pallone di ritorno, va a recuperare palla di Gennaro, chiuso un po' nello spazio, riesce nello scarico, poi però perde palla Sciacca, riparte Stojan, controlla male il pallone, ne approfitta Gentili ma non benissimo, ci pensa la Verone poi a far ricominciare l'azione del Vicenza. Tocco dentro di Gentili, poi messo giù di Gennaro, calcio di punizione, fallo di Sciaudone sull'ex giocatore del Palermo, reduce dalla promozione in Serie A, Davide Di Gennaro.
Laverone prova a buttare il pallone in verticale, Calderoni devia in fallo laterale. Con le mani Gentili, poi il tocchi in avanti, pallone che non passa, ci ha provato Sciacca, Stojan si appoggia a Calderoni. Ligi può avanzare dentro per Defendi. Ligi, il filtrante, Stojan di prima su Calderoni, vuole ancora il pallone in avanti il rumeno, Calderoni sbaglia completamente, lancio in avanti, c'è il solo Camisa che va a rinvio con il petto Giacomelli. Laverone, Sciacca si accontenta della rimessa con le mani, poi batte subito perché Giacomelli ha un po' di spazio in avanti, prova a sfruttarlo, il sombrero su Sciaudone che torna su di lui commettendo fallo. Un po' nervoso Sciaudone, già il terzo fischio contro il numero 8 del Bari. Giusto, gamba tesa. Avanza il Vicenza, fa con Zampirisi. Adesso Di Gennaro, l'apertura verso Laverone, Defendi in chiusura, riesce a sfiorare. Palla in fallo laterale, rimane in zona d'attacco la squadra di Lopez. Ragusa prova il colpo di tacco, doppio rimpallo, pallone ancora per l'ex giocatore di Genoa e Pescara. Va a chiudersi nello stretto, Ragusa prova a guadagnare un calcio d'angolo, il trucco non riesce. Allora solo rimessa dal fondo, grande campionato, 9 gol lo scorso anno con la maglia del Pescara. Sembrava che una volta tornato al Genoa Gasperini potesse dargli spazio e fiducia, così non è stato e allora nella finestra di mercato il Vicenza ha ottenuto quello che, per quanto fatto e per i margini che ha, è un giocatore che è quasi un lusso per questa categoria. Il tocco in orizzontale per Calderoni, ha spazio in avanti Calderoni, accelera, si appoggia a Stojan, a piccoli passi verso l'area di rigore Stojan, Sciacca lo mette giù, mani sul corpo proprio sotto gli occhi di Maresca, non protesta nemmeno. Giocatore che lo scorso anno ha vestito il rosso verde della Ternana. Prova il cross Galano. Palla deviata in calcio d'angolo, secondo corner per il Bari. Battuta corta, il cross di Stojan, ribattuta corta ma buona per Giacomelli che prova il numero, la chiusura con grande rincorsa di Calderoni che evita a Giacomelli di lanciarsi in contropiede. Il lancio di Calderoni sullo scatto di Caputo, desiste dal rincorrere il pallone, rimessa dal fondo, undicesimo sul cronometro, 0-0 tra Bari e Vicenza. Almenti, palla rinvio, il 36enne portiere uruguaiano Bremez, lo scorso anno la Cremonese ha svincolato, ha firmato un contratto annuale per vestire il biancorosso. Qui il fallo lo commette Stojan, va a scusarsi il rumeno, qui ha lasciato ottimi ricordi qui nel senso nel Bari, inizio di stagione un po' difficoltoso, oggi mangia gli dà fiducia. Camisa, Paul Garcia apre lo spagnolo verso Zampirisi, per Zampirisi una sola presenza in under 21 quando il CT era proprio Davis Mangia. Di Gennaro, Ragusa, Ragusa prova a girarsi, l'apertura sul Laverone, un occhio in mezzo, parte il suo cross, Giacomelli anticipato, pallone ancora vivo, Zampirisi. Di Gennaro aveva capito tutto, Sciaudone riparte velocissimo, la cavalcata del numero 8, aspetta il movimento di Caputo, va in dribbling su Paul Garcia, senza fallo, caduto Sciaudone che non ha nemmeno protestato,
Allora bravo lo spagnolo, il lancio lungo era in fuori gioco Ragusa. Si alza la bandierina del primo assistente di Francesco. Calcio di punizione Bari. Vicenza abbastanza pericoloso quando riparte, dire che di solito è una caratteristica che rende pericolosissimo il Bari. Defendi Stojan, tra due, messo giù, calcio di punizione. Fallo. Trattenuta di maglia, abbastanza evidente, un po' ingenuo proprio perché è venuta sotto gli occhi del direttore di gara. Fallo commesso da Matteo Gentili. Dice Maresca, fischio io. E allora Bomboletta che sporca le scarpe di Galan e mette a 9-15 la barriera, distanza siderale per provare la battuta diretta, ma Galano sembra intenzionato a battere da come si è posizionato, probabilmente per un cross sul palo più lontano. Si allontana anche Stojan, infatti un cross sul secondo palo, il colpo di testa di Ligi se non ho visto male. La parata di Bremez abbastanza semplice, è stato Camporese a provare, palla che ha attraversato tutta l'area di rigore e poi con la faccia Michele Camporese senza dar forza al pallone. Ligi qui in anticipo di testa Paul Garcia a recuperare palla Cinelli, lo scatto di Sampirisi velocissimo, Sampirisi arriva prima di Sabelli, altro giocatore nel giro dell'Under 21. Il tocco in mezzo di Gennaro di prima, chiude la diagonale Calderoni, Stojan non riesce a rinviare, la tocca ancora una volta di Gennaro, facile facile per Donnarumma. Donati, anche per lui così come per Stojan si è trattato di un ritorno. Brutto il lancio per Calderoni, interviene Sciacca, anticipato nettamente Ragusa da Ligi, con la palla che scivola tra i piedi del portiere in realtà di passaporto uruguaiano, ma è nato in Spagna, a Barcellona. Gentili si complica un po' la vita, la Verone poi trova Sciacca con l'esterno, splendido il pallone per Ragusa, uno contro uno Ragusa, trovato il tiro con il destro, pallone morbido. Conclusione che non mette paura la difesa del Bari, ha nelle corde il 24enne messinese questi colpi, ma questa volta gli è riuscito male il colpo. Ligi in verticale, Stojan lascia passare, Caputo pasticcia un po' ma mantiene il possesso, apre per Sabelli, non un gran controllo, non riesce a tenere il pallone in campo. E qui sta a posto Stefano Sabelli. Contatto qui con il Camporese protagonista, si è rialzato Giacomelli, mi sembrava un tocco gravissimo. Sta approfittando Mangio di questo piccolo time out per chiedere ai suoi, se non ho visto male da qui, di alzare un po' la linea perché troppo schiacciati i suoi probabilmente. La Verone senza guardare, Ligi la ributta in avanti, Di Gennaro accarezza il pallone, poi rischia la soluzione del passaggio dettato al portiere. Bremez se la cava bene. Donati sbaglia il tocco, non un grande avvio nemmeno per il numero 5 del Bari. Può ripartire Sampirisi, si allarga Giacomelli, il pallone per lui, si butta nello spazio Cinelli, in mezzo Ceragusa, arriva anche la Verone, il cross sul secondo palo verso la Verone, scivolata l'ex della Regina, non riesce ad arrivare sul pallone, ma bella azione del Vicenza. Scorso anno al Varese Lorenzo Laverone può giocare indistintamente come
laterale basso come ala destra. Caputo al limite, Caputo con il destro non trova la porta, in ogni caso il tiro non era particolarmente potente, Bremez era in controllo. Di Bremez, testa Sciaudone, Sciaudone che sembrava dover lasciare il Bari negli ultimissimi giorni, anzi nelle ultimissime ore di mercato, visto l'arrivo di Donati. In effetti con lo schema precedente, con il 4-4-2, sembrava esserci poco spazio per lui tra Donati, Defendi e Rumizzi. Con questo nuovo schema le sue capacità di inserimento sono decisive per Mangia. Il lancio di Camisa, pallone intercettato, la ripartenza del Bari, accelera Galano, può puntare Pol Garcia, Galano lo salta, Pol Garcia va a fare ostruzione e Galano sembra avere un problema ai flessori della coscia destra, è rimasto giù, l'arbitro ferma il gioco, permette l'ingresso dei sanitari, dello staff sanitario del Bari. Sente subito un dolore, un piccolo dolorino dietro la coscia, potrebbe essere un problema muscolare. Chiaramente sarebbe una grave perdita del giocatore probabilmente più dotato dal punto di vista tecnico del Bari. Intanto si è alzato dalla panchina del Bari Stevanovic. Mangia aspetta un cenno dai suoi uomini. La zona un po' pericolosa per problemi muscolari. Galano prova ma rischiare potrebbe essere deleterio. Intanto vuole rientrare però. Gentili. Lancio sul movimento di Laverone. Anticipo di Calderoni. Stojan con il corpo difende il pallone. L'arbitro non fischia. Di Gennaro. Gentili, Camisa. Di Gennaro, attaccato Di Gennaro, raddoppiato da Defendi, calcio di punizione, Lopez che ha chiesto al suo uomo di scaricare prima, occhio a Giacomelli, arriva sino al limite, il tocco per Sampirisi, Giacomelli, Sampirisi, ancora Giacomelli, cross verso Cinelli, anticipato da Camporese, recupera Sciacca. La riapertura verso Laverone, tenuto in gioco da Camporese che era rimasto staccato da rispetto alla linea difensiva. Intanto continua a guardare Galano che non corre bene, continua a toccarsi i flessori della coscia destra. Sciacca, buono il controllo, poi si allunga troppo il pallone, va a commettere fallo su Defendi. L'arbitro poteva anche lasciare il vantaggio qui. Donati che butta addosso il pallone all'avversario, quasi costringe l'arbitro ad ammonirlo, arriva un richiamo non per Ragusa ma per Donati. Ligi, Camporese, avanza il giocatore arrivato in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina, ma in realtà lo scorso anno protagonista con la maglia del Cesena, promozione con cui, a cui ha contribuito con 18 presenze e 2 gol nel difensore centrale. Qui Ligi prende posizione, il tocco per Sabelli, ormai tutto del Bari,
prestito trasformato in comproprietà. Non hanno trovato in estate l'accordo Bari-Roma. Alle buste il giocatore è stato riscattato dalla società, adesso presieduta da Gianluca Paparesta. Calderoni, lo scatto di Stojan, il pallone per lui, l'avrone sulle sue tracce. Stojan, il tocco per fuorigioco. Calderoni, un po' ingenuo qui il tocco di Stojan. È chiaro che sulla linea di fondo il giocatore possa essere al 90% in offside. Vedete sulla sinistra del vostro teleschermo anche in questa trasferta tanti tifosi del Bari. Il rinvio di Bremez, palla verso Ragusa, l'anticipo di Ligi. Sciaudone, Camporese, Ligi. Ancora l'ex centrale del Crotone. Donati. Defendi. Calderoni. Tanto sfruttata la corsia di sinistra, molto più che quella opposta. Qui l'ultimo tocco credo sia stato del giocatore del Bari. Pensava così anche il pubblico della tribuna del Menti. Stojan. Sbaglia il tocco, in ogni caso Defendi stava un po' discutendo con la panchina del Vicenza. Ligi duro sulla schiena di Giacomelli, ma per l'arbitro è tutto regolare. Sabelli. Galano. Prova lo scatto, Galano va via, fermato da Sampirisi in fallo laterale. Credo che Galano non ce la faccia. Eh no, si allontana da punto dove viene giocato il pallone. Qui il cross per Bremez. Vuole copertura, mangia perché si è reso conto che c'è un giocatore che non sta bene. Dalla panchina gli urlavano di buttarsi per terra, già pronto Stevanovic. Non ce la fa Galano, deve abbandonare il campo, è già pronto il cambio. Aveva scelto un po' di turnover Mangia, adesso è costretto a fare subito un cambio. Perde uno dei suoi uomini migliori. Dentro Stevanovic, il 23enne serbo. Un gol nelle finale, il match contro il Livorno al San Nicola. Anche lui, così come Di Gennaro, reduce dalla promozione con la maglia del Palermo. 21 presenze in Serie B lo scorso anno. Stevanovic, che peraltro è stato utilizzato da Iachini in diversi ruoli, anche da terzino. Sostituisce il numero 10 Galano con il numero 11 Stevanovic. Non cambia nulla dal punto di vista tattico. Stevanovic va a comporre il tridente del Bari, sistemandosi sulla fascia destra, così come era sistemato Galano. Il lancio di prima di Gennaro, troppo potente. Buona idea, ma palla che esce fortissima dal sinistro del 21. Donati, Stevanovic. Primo pallone per il serbo, arriva Sabelli che serve proprio Stevanovic. Sabelli. Sciaudone. Ligi. Calderoni. Lancio con il sinistro a chiudere Gentili. Giacomelli per Di Gennaro. Paul Garcia. Di Gennaro. Ancora lo spagnolo, è arrivato in prestito dalla Juventus, ex Barcellona, che in realtà è cresciuto nelle sette regioni dell'Espagnol. Sampirisi per Di Gennaro, viene lasciato completamente solo il regista del Vicenza, che qui lancia benissimo sul destro di Laverone.
Ragusa sbaglia il tocco di ritorno, sbaglia però anche Sciaudone, la Verona apre per Sampirisi, va a puntare Sabelli, Sampirisi, il dribbling netto, Sampirisi perde l'attimo buono, poi va a commettere fallo su Camporese. Abbiamo parlato di Gennaro, di Stevano, c'è cioè della promozione dello scorso anno per Sampirisi, esperienza completamente diversa all'estero con la maglia dell'Olanense in Portogallo, brutta stagione terminata con la retrocessione nella B portoghese per lui 11 presenze. Sciacca lascia alla Verone Di Gennaro, non si capisce qui con la Verone, rimessa regalata al Bari, qui viene colto alle spalle Di Gennaro da Sciaudone, rientra Di Gennaro, va a strappare il pallone, Giacomelli, buona idea, la palla non passa. Sabelli prova a prolungare, trova una deviazione, trova anche una rimessa con le mani. Camporese. Defendi. Caputo. Sciaudone, Ligi. Calderoni. Stojan. Resiste alla carica di Gentili, vuole il fondo Stojan, adesso è raddoppiato, doppio rimpallo, l'ultimo a toccare è proprio il rumeno, se ne accorge il direttore di gara. Prolunga Sciacca, Giacomelli sulla verticale dove arriva prima Ligi. Stojan, defendi, Stepanovic, Sabelli, Donati, il lancio per Caputo, non riesce a girarsi, si appoggia dietro Galano, Stepanovic cerca spazio, Stepanovic non lo trova, allora Sabelli, cross basso verso Sciaudone, costretto ad allontanarsi dal cuore dell'aria, altro cross basso, deviazione, pallone rinviato male, arriva Calderoni, carica il sinistro, poi cross in una zona dove non ci sono maglie scure, pallone perso in uscita dal Vicenza, Donati, Sabelli sbaglia anche lui, quanti errori in questo primo tempo, Giacomelli fermato senza fallo, eppure si era vista la maglia allungarsi, Caputo attaccato da Gentili, calcio di punizione, Ligi, Donati, Ligi, defendi, l'esterno per Sciaudone, Stojan, Sciaudone, gran palla per Calderoni, è tutto solo, può andare al cross, alza la testa, pallone sul secondo palo, defendi, si coordina con il destro, ribattuto ancora il numero 25, il cross verso Caputo, anticipato, la palla rimane lì dove c'è Stevanovic, Sabelli cerca di crossare, brutto primo tempo questo per Stefano Sabelli, al di sotto delle sue possibilità. Premio lungo di testa Donati verso Caputo, Camisa non lo lascia passare, di testa Sampirisi per l'inserimento di Cinelli,
si butta nello spazio Cinelli, chiede palla a Giacomelli, il tocco invece per Sampirisi, bloccato al momento dell'assist, in testa sciacca di Gennaro, prova ad aprire, preso in controtempo Laverone. Applausi comunque di incoraggiamento al Vicenza da parte del pubblico del Menti. Ligi, Camporese. Chiede palla a Calderoni, il lancio invece è lungo per lo scatto di Stojan, in chiusura Calderoni, poi va Camporese rischiando un po'. Calcio di Gennaro finisce sulla panchina del Bari. 33 minuti di gioco nel primo tempo, 0-0. Bari che già ha dovuto operare un cambio, fuori Galano, dentro Stevanovic. Camporese va in verticale, troppo lungo per Stevanovic e anche per Sabelli. Paul Garcia via sul corpo di Sabelli, di testa Stevanovic. Caputo cerca un tocco corto per l'inserimento di Defendi, una buona idea che però non riesce. Calderoni, Stojan, palleggio dell'ex Chievo, Sabelli, anticipo in testa di Paul Garcia, rimessa laterale, Caputo contro Camisa. All'esterno non arriva sul pallone Sciaudone, riparte Sciacca, il lancio per Giacomelli, buon controllo, adesso va a puntare Camporese, Giacomelli, il cross che viene deviato in calcio d'angolo, corner per il Vicenza. Va a battere Giacomelli, arriva Gentili, arriva Paul Garcia, arriva anche Camisa, tutti e tre i centrali. Ecco il cross sul primo palo a cercare proprio Gentili, ribattuto, non riparte Caputo, c'è un fallo messo da Laverone, visto da Maresca. Batte subito Donati per Calderoni. Ancora Massimo Donati. Fallo subito da Sciaudone. Sabelli. Pallone sul secondo palo verso Stojan, che riesce da solo a mettere in difficoltà i giocatori del Vicenza, guadagnando un insperato calcio d'angolo. Terzo corner per il Bari, due nel battuto il Vicenza. Ecco il cross sul primo palo, ho provato ad intervenire Donati, però che è finita larga. Il rinvio di Bremez, testa Donati, Stojan, eccolo qua il contatto tra
a Gentili e Stojan. Batte, defendi, batte corto, Stojan. Si fa vedere Calderoni, porta via l'uomo, Stojan può crossare. Fa abbastanza male, eppure Sampirisi regala il calcio d'angolo al Bari. Occhi saltatori, arrivano i centrali anche qui, sia Ligi che Camporese, arriva anche Calderoni. Più Sciaudone, Caputo. E Donati. Maresca ha messo a posto qualche contatto di troppo. Batte Stevanovic, palla che rimane in mezzo. Donati con il destro, dove abbia colpito anche un compagno. Ligi fermato, doppio rimpallo. La Verona la butta il più lontano possibile. Sabelli prova a lanciare un tocco con una mano di Cinelli. Sale Sabelli, prova a crossare, la palla viene intercettata. Rimessa laterale, già battuta all'indietro. Donati, Ligi, Camporese. Provato il lancio, ma mi sembra una grande tattica quella di lanciare, visto che Gentili, Camise e Polgarsia sono bravi di testa. Gli attaccanti del Bari non sono particolarmente prestanti. Donati, altro pallone in avanti, Caputo lo mette giù benissimo, prova a girarsi Caputo, lascia partire il destro sul corpo di Gentili, occhio al contropiede, Ragusa e Giacomelli si buttano nello spazio, Ragusa, pallone per lui, uno contro uno con Camporese, che mette il pallone in calcio d'angolo. Maresca va a controllare che sia tutto a posto. Una Ragusa che era rimasto giù, già pronta a rialzarsi. Di Gennaro dalla bandierina. Ecco il cross, Donnarumma ci mette i pugni. Caputo, bravo a servire Calderoni. Il lancio per lo scatto di Stevanovic. Buona guardia a Cinelli, che poi prova a trasformare l'azione in offensiva. Il suo lancio però è tutt'altro che preciso. Defendi, Sciaudone. Stevanovic con l'esterno per l'inserimento di Stojan, va a fare a spallate con Camisa, rimane in piedi il rumeno, il cross tra le mani di Bremez. Messo giù Giacomelli, invocava il fallo il numero 10, ottenuto. Saranno due i minuti di recupero, 120 secondi oltre il 45esimo, giustificati dalla sostituzione forzata del Bari. Qui
lancio completamente fuori misura, ci ha provato Sciacca ma il suo esterno destro è finito in area. Bari, Donati, Sabelli, Stevanovic, ancora Sabelli, Defendi, Calderoni, Stojan, Ligi, Stojan. Bari fa un buon giro palla, ha enormi difficoltà a trovare l'imbucata giusta. Ligi sceglie di ricominciare addirittura da Antonio Donnarumma, che è nato a Castellammare, che è stato allenato da Ernesto Ferraro, colui che ha lanciato portieri come De Lucia, Mirante e Iezzo. La scuola calcio Napoli, così si chiama, di Castellammare di Stabia. Sembrava dovesse essere Guarna il portiere titolare. Donnarumma ha scelto lui, scusate Mangia, ha scelto Donnarumma sin dalla prima gara ufficiale, ovvero quella in Coppa Italia. È sempre rimasto questo ragazzo, passato anche dalle giovanili del Milan, dove arrivò nel 2005, ovvero 15 anni. Lancio di Donati, Stojan riesce a girarsi, Di Gennaro va a strappargli il pallone, lo gioca addirittura da terra, il fallo di Sciaudone, calcio di punizione, giallo per Sciaudone, non per questo fallo ma perché il quinto, come gli dice l'arbitro mostrandogli chiaramente il conto. Batte Gentili per Sciacca, prova a passare, Defendi sporca il pallone in fallo laterale. La Verone trova involontariamente Giacomelli, Di Gennaro carica il sinistro, poi apre verso Sampirisi, brutto controllo. Il giocatore di proprietà del Genoa che prova a riprendersi il pallone su Sabelli, Di Gennaro, Sciacca vuol passare ancora una volta, Defendi chiude la porta, Di Gennaro pensa al tiro, l'imbucata, intercettato il pallone da Sabelli, ritmi che si alzano in questo finale. Stojan dentro per Defendi, Caputo uno contro uno con Gentili, Caputo morbido per l'inserimento di Calderoni, cercava il tocco di ritorno, trova soltanto la deviazione e il calcio d'angolo. Solita batteria di saltatori con Sabelli che rimane ultimo uomo. Ecco il cross, Bremez, i pugni, Defendi per Calderoni, palla sul destro che non è il suo piede preferito. Bremez vuol subito sfruttare la corsa di Ragusa, il pallone per lui, ma Sabelli è in copertura, messo lì proprio per le sue doti in velocità. Giacomelli, Ragusa, secondo contatto, arriva il fischio di Maresca. Vicenza che potrà terminare in avanti questo primo tempo. Probabile che questo calcio di punizione l'arbitro possa fischiare alla fine del primo tempo o al termine dell'azione che ne scaturirà. Maresca che credo abbia spiegato al quarto uomo di dire che
Ingra il recupero di qualche secondo, forse 30. Parte il cross direttamente in porta. La respinta di Donnarumma, finisce così il primo tempo. 0-0 al Menti tra Vicenza e Bari, super spot. Anche l'arbitro del match, lo ricordo, Maresca di Napoli. Sarà il Bari a muovere il primo pallone della ripresa. Sul pallone difendi a Stojan, non è Stevanovic, è Caputo, pronti a partire. Camporese, Calderoni, niente lancio ma giro palla per la squadra di Mangia. Camporese prova a sfruttare lo spazio centrale, poi va al lancio. Caputo gioca di sponda con Stevanovic. Morbido il lancio per Sabelli, altro scontro con Sampirisi, in vantaggio il terzino del Bari, ma il suo cross finisce direttamente in fallo di fondo. Riparte Paul Garcia, Di Gennaro, Sampirisi, Cinelli con la palla direttamente fuori. Alti e bassi per Sampirisi, ma fino ad ora più bassi che alti. Donati. Il lancio lungo per Stevanovic, l'anticipo di testa di Paul Garcia. Donati va a recuperare il pallone, lo apre benissimo ad occhi chiusi, dove c'è Calderoni. Occhio alla ripartenza per Sciacca, fermato da una spallata, giudicata regolare. Di Defendi, Donati, Stojan, dentro non aggancia Shaudon, anticipato Caputo, Ligi rischia un po' sull'attacco di Ragusa, si gira benissimo l'ex Crotone, poi il lancio per Caputo che è in posizione regolare, ingresso in aria, Caputo, palla sul destro Caputo, il suo diventa un cross per Stevanovic, l'assistente è stato molto indeciso se alzare o meno la bandierina. Il lancio di Ligi non era diretto a Caputo, probabilmente il guardalinea ha rivisitato in mente l'azione, alla fine ha deciso di non alzare la bandierina, sprecato poi tutto, poi sprecato tutto Caputo. E via di Bremez, testa Sciaudone, la Verone sbaglia, il tocco arretrato, regala la ripartenza a Stojan. Calderoni, Donati all'esterno verso Defendi, fermato l'1-2, Giacomelli con l'esterno, lancio in avanti, sembra troppo lungo, esce Donnarumma, fa sul pallone. Camporese, Calderoni, Donati, Calderoni, lancio lungo, Caputo deve disinteressarsi per non finire in offside. Rinvio Bremez, verso la Verone, Calderoni arriva prima, Defendi, Donati, in due lo attaccano, lo scarico su Donnarumma, ancora Donati, Camporese, attaccata a Sampirisi, rubato il pallone, va in campo aperto Ragusa, ingresso in aria, Ragusa prova a liberarsi del suo diretto avversario. Già rientrato il Bari, Di Gennaro apre prima per la Verone, gran palla di Di Gennaro, la Verone spreca tutto, ma che errore di Camporese, regalata la ripartenza alla Vicenza.
Defendi. Sabelli. Stevanovic preso in controtempo. Sampirisi. Cinelli attaccato da Sabelli che mette palla in fallo laterale. Cinelli, Di Gennaro apre il cellabrone tutto libero. Gentili, verticale di prima, sciacca sul laverone, filtrante, Ligi è attento. Sciaudone, Calderoni all'indietro, Defendi preferisce far ricominciare la sua squadra. Ligi, Donati, lascia passare Stojan alle sue spalle. Pronto, non un compagno ma un avversario. Ligi va a lottare con Ragusa. Cross deviato, calcio d'angolo. Laveroni ultimo uomo. Gentili, Camisa. Col Garcia, tutti a saltare. Ecco il cross. La toccano né Ligi né Gentili. Prova Caputo a lanciare nello spazio Sabelli. La chiusura di Cinelli in tribuna. Sabelli aspetta il movimento di qualcuno dei suoi. Alla fine trova Stevanovic, superato Camisa, il cross in mezzo, preda di Gennaro che aveva calciato benissimo, ma Stevanovic si era trascinato il pallone oltre la linea di fondo. Lungo in testa Stojan e lui l'ultimo a toccare la rimessa, quindi per il Vicenza. Laverone, Giacomelli, Gentili, il suo rinvio, la palla rimane in campo, preda di Calderoni e per non rischiare va da Donnarumma. Camporese, Ligi, Donati, Defendi, Donati, Stojan attaccato alle spalle da Gentili, arriva il fallo. Frenata la ripartenza di Laverone da Stojan. Calderoni gioca corto dove c'è Donati. Prova il lancio basso, in qualche modo arriva a Caputo. Sponda per Sciaudone. Sabelli. Lì vicino Stevanovic, gran controllo. Stevanovic alza la testa. Spazi chiusi per un cross. Prova a ricrearseli, non ci riesce. Sciaudone. Camporese, Ligi, ancora Camporese, Sabelli, il tocco in verticale, rimessa laterale Vicenza. Ragusa prova a far prolungare, le sue spalle però non ci sono maglie biancorosse. Ligi prova il lancio lungo, Stevanovic però è in fuori gioco.
Camisa. Paul Garcia rischiando un po' sull'attacco di Stevanovic. Parte Sampirisi. Tocco verso Cinelli, altro errore di Sampirisi. Da fare a spallate. Camisa e Caputo. Rimessa Vicenza. Più rimpallo, poi va giù Ragusa nello scontro con Ligi. Il fischio di Maresca, sorriso ironico di Alessandro Ligi, classe 89, a novembre compirà 25 anni. Giacomelli finisce giù. C'è il fischio, Sabelli incredulo. Batterà un calcio di punizione il Vicenza, si rialza il 24enne Stefano Giacomelli. È passato anche dal settore giovanile dell'Inter, senza però aver mai la gioia di sordire in prima squadra. Stojan viene in campo il pallone ma non riesce a giocarlo. Di Gennaro. Sciacca, Gentili. Butta in avanti un po' a caso, in testa Ligi, in testa anche Donati, la palla rimane lì per l'arbitro. Donati ha commesso, anzi ha subito fallo. Sabelli prova il lancio in avanti di testa, Camisa, Di Gennaro. Camisa, l'attacco di Sciaudone. Giacomelli, buona apertura per Lorenzo Laverone. Di Gennaro, vede palla Sampirisi. Gennaro lo serve perfettamente, sto per non un granché, grazie al fisico ritorna sul pallone. Poi serve Giacomelli in posizione irregolare. Insomma che era proseguita con il tocco di Ragusa in rete, ma a gioco fermo. Lancio di Donati. Calderoni, pallone deviato in fallo laterale. Sta per entrare, se non ho visto male, Rafael Wolski. Prenderà subito il posto di Stojan. Allora, spazio per questo promettentissimo giocatore polacco, per cui devi smangia stravede. Fuori Stojan quindi, e dentro Rafał Wolski, classe 92, 21enne polacco, arrivato in prestito dalla Fiorentina. Scorso anno 14 presenze e un gol in Serie A, acquistato dal Legia Varsavia per 2 milioni e 2 più bonus. Giocatore che compirà 22 anni a novembre, che già esordito in nazionale, anche partecipato agli ultimi europei. E allora due terzi del tridente cambiate rispetto al fischio d'inizio con Stevanovic e Volski. Far compagnia a Caputo. Si è preso una botta in testa, credo Sciacca.
sembra nulla di particolarmente grave. Lopez prova a capire se si tratta di qualcosa di grave. Defendi va a scusarsi, ma assolutamente involontario il suo tocco. Eccolo qui, peraltro neanche così tanto evidente. Il lancio di Donati. Sabelli anticipa Sampirisi. Stevanovic, stavolta Sampirisi anticipa Sabelli. Tentativo di ripartenza, errore nel tocco centrale. L'arbitro però ha visto un fallo subito dal 31. Eh sì, visto bene. Batte Paul Garcia dietro camisa Gentili. Sbagliato il tocco in verticale, Calderoni. Ligi, Donnarumma. Ligi. Donati. Volski per Defendi, Stevanovic. Sabelli. Dentro per Stevanovic, finito giù nel mismatch con Cinelli. Qui alto errore di Camporese. Ragusa cerca il dribbling fermato da Calderoni. Donati accelera su Sciacca, finisce giù. Donati non ha più certo lo spunto di una volta. Di Gennaro, Sciacca, doppio contrasto, poi Laverone ha spazio sulla corsia, lancia Ragusa. Arriva Ragusa tra due uomini, Ragusa sul fondo cerca il cross deviato, calcio d'angolo. Battere chiaramente Davide Di Gennaro dalla bandierina, si stacca Giacomelli. Di Gennaro però non lo vede, ancora possibile la battuta a due, ma Di Gennaro vuole il cross. Pallone in mezzo, Donnarumma ci mette una mano. Pallone ancora per Di Gennaro, il dribbling di Gennaro la butta in avanti Donnarumma. Nessuno riesce a intervenire, a sporcare, a deviare il pallone del regista bianco rosso. Ciodone, Calderoni, Donati, all'indietro l'ex di Verona e Palermo. Sbagliato il tocco dentro. Rinvio Bremez. 19 minuti sul cronometro della ripresa. Ancora 0-0 tra Vicenza e Bari. Caputo può puntare camisa, Caputo si allarga, il suo tiro la traversa e il pallone che finisce sul fondo. Sembrava un innocuo cross, è diventato un pericolosissimo tiro. Credo con poca volontarietà Caputo. In ogni caso ha messo i brividi a Bremez e al popolo del Menti. Testa Sciaudone in fallo laterale. Donati,
cerca Caputo, bella palla. Caputo ingresso in aria, Caputo cerca spazio per un tiro, poi la palla passa fino ad arrivare a De Fendi che riesce solo a sfiorare il pallone con la punta del piede destro. Sta per arrivare il primo cambio in casa vicentina, intanto occhio a Schaudone, c'è tutto libero, Volski, il pallone per lui, Volski, ingresso in aria, Volski, il dribbling, Volski, la parata di Bremez, occasionissima Bari, perfetto nel dribbling, ha sbagliato il tiro il polacco, fermata l'azione di Ragusa, sta per entrare Ignacio Lores Barella al posto di Giacomelli nel Vicenza, questa la prima mossa di Giovanni Lopez. Ecco qua, straordinario il dribbling a mandare al tappeto Gentili, poi ottima la chiusura di Bremez. Allora dentro un altro ex del Palermo, è arrivato anche lui nella finestra di mercato prolungata, applausi per Giacomelli, buona gara per lui, era l'esordio per lui, chiaramente non aveva il 90 nelle gambe, e allora dentro Ignacio Lores Barella, Ragusa sbaglia il tocco, stava per inserirsi proprio il nuovo entrato, presenza numero 2 per 23enne uruguaiano, da gennaio a giugno proprio con la maglia del Bari, 8 presenze per lui, qui l'eroe Donnarumma, Ragusa con il sinistro mette alto sopra la traversa, l'errore di Donnarumma, palla recuperata da Cinelli, Ragusa, controllo con il destro, tiro con il mancino, mette tanta potenza ma non altrettanta precisione. Il tocco di Sabelli in avanti, dove non ci sono compagni, l'indietro Paul Garcia, Bremez al rilancio, gara che si è infiammata negli ultimi 5 minuti, prima la traversa di Caputo, poi l'occasione di Volski, quindi quella per Ragusa, partita adesso molto più viva rispetto al primo tempo di Gennaro. Ragusa, Laverone, il cross per le mani di Donnarumma sull'attacco di Lores Barella, ci arriva l'ex portiere del Genoa. Donati, Volski, mette subito Sabelli, Schaudone prova a prolungare, gran palla per Caputo, la mette in mezzo, scivola, defende, arriva Volski, colpisce malissimo con il sinistro, altra occasione per il 21enne polacco, ancora Bari vicino al gol. Rinvio di Bremez, stacca Defendi, arriva Gentili prima di Volski, si accontenta della rimessa con le mani, concentrato Giovanni Lopez, Di Gennaro, Sampirisi,
Mancinelli, Di Gennaro, apertura per l'Averone, intervento di Defendi, forse il piede un po' a martello. Cartellino giallo per Calderoni. Immagino per proteste, perché il fallo l'ha fatto un altro. Eh sì, piede a martello, giusta l'indicazione dell'assistente. È giusto il giallo. Ammonito anche Defendi, quindi Calderoni ammonito per protesta. Ti sei fatto male, ha detto Defendi alla Verona. Giallo, il terzo in casa Bari dopo Sciadone e Calderoni. Occhio a questo calcio di punizione, il Vicenza ne porta come sempre 6 a saltare. Le urla di Davis Mangia, che vede qualcosa che non va dalla sua panchina. Si è perso tantissimo tempo per battere questo calcio di punizione. Di Gennaro fuori dal campo, credo perché è senza parastinco. In 10 il Vicenza. Di Gennaro è senza parastinco, è andato a recuperare un membro della panchina del Vicenza, adesso lo ha dato a Sciacca e Sciacca lo sta andando a portare a Di Gennaro. E allora è arrivato Dolores Varela a battere il calcio di punizione, con Di Gennaro che dovrà chiedere a Maresca il permesso di rientrare. Batte Lores Varela, il cross Donati di testa, sfiora poi il pallone due volte Stevanovic, ancora Lores Varela, il pallone in mezzo, il colpo di testa in rete, il Vicenza in vantaggio, Ragusa, Vicenza 1 Bari 0, la firma è sempre la sua, Antonino Ragusa. Se non l'ho visto male, il colpo di testa di Camisa è diventato un assist per Ragusa. Posizione regolare e Vicenza avanti al 28esimo. Lores Varela vince il contrasto con Stevanovic. Il colpo di testa di Gentili e poi Ragusa sotto porta, non sbaglia. Terzo gol in due partite per Antonino Ragusa. Gol del Vicenza, marcatore numero 28, Antonino Ragusa. Il pubblico applaude l'ex giocatore di Genoa e Pescara. Ha fatto già un terzo di gol dell'anno scorso e siamo solo alla quinta giornata. Qui a Ligi che rinvia sul corpo di Lores Varela, poi pasticcia, messo giù l'uruguaiano, calcio di punizione per il Vicenza proprio dalla mattonella da cui è nato tutto. Tra l'altro il calcio è veramente strano, magari con il parastinco avrebbe calciato Di Gennaro e sarebbe andato a finire in un altro modo. Senza parastinco, Di Gennaro fuori, ha battuto Lores Varela nello sviluppo dell'azione, è arrivato il gol del vantaggio del Vicenza. Lopez ha richiamato Moretti. Questa volta batte Di Gennaro.
Gennaro praticamente direttamente in porta, la palla che sfiora il palo, Donnarumma preso di sorpresa. Adesso cambio molto offensivo per Davis Mangia, farà uscire un difensore Sabelli per fare entrare un attaccante Rozzi, e Moretti invece prenderà il posto di Fabio Sciacca. C'è cartellino giallo per Ragusa. Scontro con piede troppo alto. Vigi è rimasto giù. C'è spazio per il doppio cambio. Fuori Sabelli quindi. E dentro Antonio Rozzi. Ventenne romano di Baio Lazio. Lo scorso anno in prestito alla squadra B del Real Madrid. Già 3 presenze e un gol con l'Under 21. Allenata da Gigi Di Biagio nel Vicenza, quindi fuori Sciacca e dentro Federico Moretti, 25enne genovese, cartellino di proprietà del Catania, lo scorso anno prima allo Spezia e poi al Padova. Entra il numero 4 Moretti. Di fatto Vicenza col doppio regista, Gennaro e Moretti. Intercettato il pallone da Cinelli, prova a lanciare Ragusa, altro scontro con Ligi, in difficoltà Alex Crotone, arriva Calderoni, l'ultimo tocco di Ragusa, rimessa Bari. Qui ha un po' rischiato Ragusa, ma nelle proteste sta rischiando anche Calderoni. Ragusa ha rischiato perché è andato a ritardare la ripresa del gioco ed è già stato ammonito. Gamba troppo alta di Moretti. Calcio di punizione. 33 minuti sul cronometro della ripresa. Lancio lungo con il petto Caputo, arriva Rozzi anticipato, in testa Calderoni, Sciaudone fa spallate, esce palla al piede, apre ancora per Calderoni, cross con il destro, Rozzi sfiora, lontana Sampirisi, contropiede del Vicenza, pallone per Ragusa, lo tiene in campo, poi va a puntare Ragusa, il fallo di Donati non fischiato dall'arbitro, con Donati che poi mette una mano in testa a Ragusa. Stevanovic, apertura per Volski, pallone troppo lungo, stanchissimo Ragusa. In effetti il tocco non mi sembra evidente, si è alzato Cocco dalla panchina del Vicenza, probabilmente farà rifiatare un po' quello che per ora è il match winner. Non passa Lorenzo Varela, la rimessa per il Bari, l'assistente ha visto l'ultimo tocco di Varela, Varela che va a recuperare un pallone, lo getta in avanti, Ragusa anticipato da Camporese. Tanti errori oggi in casa Bari, un altro lo commette Volski che ha avuto ben 2 palloni importanti per portare in vantaggio la sua squadra. Thank you.
trascina il pallone fuori Ignacio Lores Varela. E qui, bravissima la nostra regia a beccare il momento in cui Donati ha dato una pacca in testa, assolutamente nulla di grave, a Ragusa. Sampirisi anticipa, Defendi, Sampirisi prova a centrarsi, si addormenta sul ritorno di Defendi che se la prende con i compagni, vuole che si diano una svegliata in questo finale per riacciuffare il risultato. Lotta Caputo, serve Calderoni, dentro per Sciaudone, la chiusura di Gentili e poi un altro errore di Ligi, arriva il giallo anche per lui. Ha impedito qui la ripartenza dell'avversario, ammonito allora anche Ligi. Defendi, Ligi, rilancio lungo, aiuta Ligi Camporese, anticipo netto di Gentili, lancio di Gennaro, Ragusa, Lores Varela dentro per Ragusa, leggermente troppo lungo ma grande idea. Volski, Sciaudone, Volski, Calderoni. Moretti recupera. Cinelli, Lores Varela, lo attacca Ligi, non c'è fallo, dice l'arbitro, c'è quello di Cinelli. Varia subito battuto. Defendi, il suo cross sul primo palo, Camisa mette in calcio d'angolo. Tutti a saltare, solo Calderoni rimane indietro con Defendi pronto a sfruttare la ribattuta, però sul secondo palo c'è una carica di Camporese, ha commesso fallo in attacco. In tutta calma Bremez. Prolunga Moretti, ci mette la gamba Ligi, Calderoni si gira benissimo, alza la testa, perde il momento decisivo per il lancio e regala la rimessa a Vicenza. Prova a passare, a riuscirci Lores Varela, Moretti la butta in avanti, Donati la allontana, Camisa prima di Caputo, il fallo del capitano del Bari. Batte lo stesso Camisa, Paul Garcia in verticale, lotta Ragusa, 1-2 tra Donati e Defendi. Caputo si difende sempre dall'attacco del suo omologo, il capitano delle Vicenza. Donati con il sinistro apre per invitare all'azione Calderoni. Sciaudone, Donati, morbido dentro, Rozzi, buono per Caputo, una grande idea quella del ventenne romano. Bravo Gentili a chiudere anche rischiando un po'.
qui una maldestra deviazione avrebbe messo in difficoltà Bremez. Grande idea però di Rozzi nello stretto di cercare Caputo. Ecco il cross sempre sul secondo palo, il tocco di Moretti, altro calcio d'angolo. Chiamato Cocco dalla panchina del Vicenza. Un 21 nella metà campo della squadra di Caseco. Sul primo palo verso Sciodone, pallone allontanato, spazio per la ripartenza. Porterà avanti il pallone Laverone, maltrattato, messo giù. Calcio di punizione e giallo anche per Rafal Volski. Di Gennaro ha lasciato a Capitan Camisa. Moretti, Sampirisi, Moretti. Riesce benissimo il dribbling e anche il lancio per Sampirisi che poi prova a saltare Camporese. Intelligente a frapporre il corpo tra avversario e pallone. Tre minuti al novantesimo, poi sarà recupero. Vicenza sempre avanti 1-0. Lancio sullo scatto di Caputo, ma la palla finisce direttamente in out. Rozzi, Calderoni. Lancio fuori misura dall'esterno sinistro, così come quello di Sampirisi. Testa di Gennaro. Calderoni per non rischiare ancora verso Donnarumma. Ligi, tutto solo Camporese. Lopez chiede Varela e Ragusa di non stancarsi il pressing, ma di aspettarli sulla tre quarti. Gran controllo qui di Stevanovic, che poi pretende troppo dallo scatto di Defendi. Di Gennaro nello spazio. Lores Varela in avanti ad occhi chiusi, trova Ragusa e lo scatto supera Ligi. Uno contro uno, Ragusa riesce a passare, si allunga troppo il pallone, il cross in mezzo. Cinelli ad un passo da 2-0. Rigore in movimento, portiere spiazzato, pallone fuori, ma non era affatto facile. Anche perché pressato. Grande azione di Ragusa. Bravissimo anche Cinelli a seguire. Volski la fa passare. Caputo. Accelera Caputo. Arriva sino in fondo, il cross sporcato. Camisa. Pulisce l'area di rigore. Ultimo cambio in casa Vicenza, sta per entrare Cocco e prenderà il posto di Ragusa. E intanto l'arbitro ha segnalato al quarto uomo che ci vorranno 3 minuti di recupero prima di fischiare la fine. Anticipo qui di Paul Garcia, palla in fallo laterale ed ecco il cambio, anzi no, la palla è rimasta in campo. Rimessa per il Vicenza, applausi adesso che sentirete sono tutti all'indirizzo di Antonino Ragusa, per ora match winner.
va fuori lui. E dentro quindi Andrea Cocco, ha già segnato in questa stagione contro il Trapani. È arrivato dalla Verona, ma la scorsa stagione prima la Regina e poi, così come Sampirisi, in Portogallo al Beiramar. 12 presenze e 4 gol. Ragazzo cresciuto nel Cagliari, classe 86. Sfinito Ragusa, ha fatto un gran lavoro. Il recupero probabilmente verrà aumentato, il cambio è arrivato in pieno recupero, invece no, viene ancora segnalato il numero 3, sembra un po' strano visto che uno se n'è andato senza che praticamente si giocasse. Scontro duro tra Ligi e Lores Varela, si rialzano, anzi si rialza l'uruguaiano, Ligi è rimasto in piedi. Calcio e punizione per il Vicenza. Fallo qui di Lores Varela, anzi di Cocco, spinta netta su Calderoni, mano sulla schiena. Tocca di Gennaro, tocca anche Cinelli, recupera Defendi, Ligi, Calderoni, pallone buttato in mezzo. Donati va a fare l'attaccante aggiunto, Defendi il tiro, una grande soluzione di Marino Defendi, la risposta di Bremez in calcio d'angolo, sembrava una soluzione impossibile e invece ha sfiorato il gol del pari con una botta precisissima direzionata all'angolino, tutti a saltare, il cross in mezzo, Bremez, il pubblico del Menti esulta come se avesse fatto gol. Il portiere uruguaiano, ma che bella conclusione di Marino Defendi, botta straordinaria con il destro, gran parata di Bremez, non facile perché la palla è passata attraverso mille gambe. Sono già scaduti i tre di recupero, l'arbitro come era prevedibile sta un po' prolungando quello che aveva deciso. Rilancio, Donati non aggancia, Moretti, Lores Varela non passa il primo assist, sul secondo scivola, forse l'ultima occasione per la squadra di Davis Mangia, attacca Defendi, senza dubbio il migliore dei suoi, la butta in mezzo verso Caputo, il colpo di testa all'indietro, quello che diventa un passaggio per Bremez ed è probabile che si spengano qui le speranze del Bari di riacciuffare la partita. Finisce qui, arriva la prima vittoria in campionato del Vicenza, battuto il Bari 1-0 e il gol è decisivo.